Il signor Walter Rizzi è in pan con la sua auto di notte sulle Dolomiti. Ricorda come fosse ieri. In quel momento che si è spostato il banco della nebbia a circa 300 metri c'era un UFO enorme. Mi è venuto di botto un batticuore, ma non dalla paura. E sono andato giù. Quando sono arrivato a circa 40-50 metri sulla destra di quest'UFO c'era un robot enorme, su tre gambe con quattro braccia, che lavorava un po' sull'esterno dell'UFO. E quello che non riuscivo a capire, questa luce intensa, che non mi dava fastidio agli occhi, era delimitata a circa mezzo metro dall'esterno dell'UFO, cioè era tagliata giù come una torta, cioè di qua era tutto buio e di là era luce. In quel momento, dal centro dell'UFO si apre una luce arancione, a metà di questa luce nel centro c'era come una luce viola, è asceso un essere con un casco di vetro, alto circa 1,60 m, aveva la pupilla un po' come i gatti così, smeraldo, il bianco era leggermente castano, molto obliqui, poi aveva il naso piccolissimo come un gatto, ma anche il colore come un gatto, come bocca era fine, poi le orecchie piccolissime, molto aderenti. La pelle era leggermente un'oliva, un verde chiaro, oliva chiaro, chiaro, chiaro. E quando muoveva la testa così, era come se fosse di gomma, non faceva rughe, niente. È corso subito verso di me, l'ha chiesto mentalmente, volevo chiedere da dove vengono, già ho avuto la risposta. Mi ha detto che loro venivano da un'altra galassia, molto lontana, perché mi ha spiegato che il loro pianeta a suo tempo era esploso e hanno dovuto cercarsi un altro pianeta. E dal pianeta dove loro vengono è un pianeta, mi ha detto, che è 10 volte il nostro pianeta come grandezza. Ci sono 2 soli, un sole grande e un sole piccolo. E mi dice che quell'UFO dove sono loro è un trasporto, per quello è così grande, perché loro portano giro materiale, piante, erba e così, perché loro hanno intenzione, molto spesso loro prendono dei pianeti che sono simili al nostro e vogliono portare bestie, come a suo tempo mi ha detto, altri extraterrestri della vostra galassia hanno impiantato voi su questo pianeta. Le ho chiesto se possono dire qualche cosa del nostro futuro. Allora dice, io non posso dirti niente, però dice, il vostro pianeta non è bilanciato e nel prossimo futuro succederà un disastro sul vostro pianeta. E il disastro, probabilmente, mi ha detto, sarà da una crepa che è nell'Atlantico, alla quale viene sempre fuori del magma. Ha parlato anche di Dio. Quando gli ho fatto quella domanda, è rimasto stupefatto che gli avessi fatto volentieri una domanda così cretina. Allora mi ha guardato molto seriamente, perché quando mi guardava io mi sentivo denudato da quell'individuo. E, come dico, sentivo una felicità interiore che non si può descrivere. Allora lui mi ha risposto, io sono Dio, tu sei Dio, l'aria che respiri è Dio, la terra dove pesci è Dio, i sassi, le piante, tutto quello che ti circonda è Dio. Ho capito che stavano per andare via. Ora mi ha preso la disperazione. Ora guardandolo forte e gridando, pensando, ma parlavo anche a voce, dicevo, non lasciarmi così, dammi qualche cosa di te, non lasciarmi così, non lasciarmi solo, dammi qualche cosa di te. Lui mi dice, stai calmo, sta calmo, non possiamo darti niente che sarebbe negativo per te. Ma pensi, mi sono messo in ginocchio. Mi sono messo in ginocchio così, no? E lo pregavo, piangevo. Guarda, ero disperato. Un'esperienza molto profonda e commovente, dunque, un'esperienza positiva.
A tanti anni di distanza l'emozione è ancora viva in Rizzi. Il colloquio avveniva per via telepatica. Dopo l'incontro Rizzi per un anno soffrì di disturbi della pelle e neurovegetativi. Perse i capelli, come tanti altri testimoni. Sono sintomi di probabile esposizione a radiazioni.